Nep Edizioni è pronta a ripartire, con voi, è pronta a ripartire con i nostri autori, e lo facciamo qui in un contesto internazionale, che è quello del Salone Internazionale del Libro di Torino. Siamo in compagnia di un autore che è venuto a trovarci, Alfredo Del Basso. Buon pomeriggio, Alfredo. Buon pomeriggio a voi, sono lieto di essere qui in questa ripartenza importantissima per la cultura dopo una sosta veramente triste che ci ha segnati, e speriamo che si riparta tutti con maggiore veemenza, con maggiore desiderio di cultura. E noi ce l'auguriamo, e siamo qui anche per questo, anche per dare un segnale forte. Ma parliamo di libri, parliamo del Colore della Tundra, che è il tuo romanzo, è un romanzo che parla di una storia d'amore, ma anche un protagonista che è combattuto tra una scelta importante. Sì, il protagonista è un ragazzo napoletano che negli anni Ottanta fa un viaggio qualsiasi come tanti altri, però capita in un paese sconosciuto, che però impara a conoscere, impara ad apprezzare, impara ad amare, e dal quale non riuscirà mai più a staccarsi. La storia d'amore in realtà è una storia avvincente, una storia di questa persona combattuta tra l'amore che ha in Finlandia e la propria città natale, che è Napoli. Ma la cosa importante è che questa ragazza riesce a fargli capire che lei non può vivere al di fuori del suo contesto naturale, perché il legame che unisce la Finlandia con i finlandesi è una cosa unica, è una cosa magari che sarebbe il caso di sperimentare, perché altrimenti non riusciamo a capirla. E quindi questo ragazzo capisce che alla fine la sua vita è con lei e sceglierà di stare in Finlandia. La Finlandia è un paese molto aspro, sconosciuto, ma è anche un paese di grandissima civiltà, di grandissima espansione anche tecnologica, e questo ragazzo, attraverso le sue esperienze di viaggio, praticamente racconta la Finlandia. Si può vedere quindi che la storia d'amore in effetti è una liaison che lega tutti gli episodi del libro, ma quello che conta veramente è la conoscenza della Finlandia e l'apprezzamento di questa realtà che effettivamente in Italia è, credo che per lo più sia sconosciuta. Ecco, tu la descrivi perfettamente con questo connubio tra innovazione tecnologica, ma anche amore per la natura e rispetto per la natura. Ma come mai hai scelto proprio questa terra? C'è magari qualcosa di autobiografico, c'è qualcosa che ti ha sempre appassionato? Allora, a parte la storia d'amore che è totalmente inventata, tutto il resto è quasi totalmente autobiografico. Viene da esperienze di viaggio fatte con zaino in spalla negli anni Ottanta, e ho messo insieme varie cose che sono successe e che hanno stupito e stupirebbero ancora, credo. Molto bene, hai anticipato già qualcosa ai nostri lettori, quindi non insistiamo ulteriormente, perché comunque ricordo che Il Colore della Tundra è disponibile sul sito www.nepedizioni.com a chiunque volesse leggere e approfondire ulteriormente la tematica. Però adesso parliamo di te, parliamo di Alfredo Del Basso. Cosa fai, di cosa ti occupi? Allora, io attualmente sono un quadro di Trenitalia, ancora per qualche anno, poi mi spetterà la pensione. Nel frattempo ho cominciato appunto quest'altra attività che mi soddisfa molto, mi dà l'essenza proprio di essere utile alla collettività con la scrittura. Per l'appunto, la scrittura sicuramente è stata compagna anche in un periodo molto difficile, quello da cui siamo tutti reduci, che è il periodo della pandemia, il periodo del primo lockdown. Qual è stata la tua esperienza in tal senso? Allora, il lockdown mi ha investito relativamente, nel senso che sono tra i fortunati che ha potuto svolgere la propria attività lavorativa a casa. Quindi non c'è stata una grossa differenza, ho continuato a lavorare, però la compagnia della scrittura e della lettura sono determinanti, ma non credo che sia una cosa connessa alla pandemia, è una cosa che bisogna sentirla, e quindi credo che sia determinante in qualunque periodo della nostra esistenza. Ti saresti mai aspettato di essere presente qui al Salone Internazionale del Libro di Torino in veste di autore? Sì, sinceramente avevo avuto contatti con Nep Edizioni e mi ha fatto molto piacere questo incontro. E la conoscenza personale è sempre molto importante. Hai sperimentato la scrittura con questo romanzo, però immagino che tu abbia anche altre cose, altre opere nel cantiere. Dobbiamo immaginare una prossima pubblicazione.
Sì, sto scrivendo un altro libro, che è un libro, diciamo un romanzo storico, che si riferisce alla vita nella Germania Est, ai tempi della Germania Est. Molto interessante, quindi ci auguriamo di poterti incontrare nuovamente per poter parlare di questo nuovo libro. Io ti ringrazio veramente per essere stato con noi oggi, grazie per averci dedicato del tempo e aver voluto condividere con noi la tua esperienza. Grazie a voi, spero che il libro vi piaccia, anche se ho anticipato molto, ma l'importante è seguirlo pagina per pagina, perché il legame che c'è tra la Finlandia, i finlandesi e la natura è una cosa unica e il libro va letto comunque. Allora ricordo nuovamente Il colore della tundra di Alfredo Del Basso, potete trovarlo sul sito www.nepedizioni.com.